Amici di Langa Studios, Luca, parliamo di un settore un po' particolare oggi. Parliamo del settore funebre. Lavoriamo per il settore funebre in modo alternativo. Non importa quale settore andiamo a toccare, professionalità al primo posto. Parliamo di un brand molto importante, Palma Onoranze Funebri. Quando un'attività evolve, cambia e si aggiorna, il nostro compito è quello di riuscire a comunicare questi cambiamenti nella maniera più efficace possibile. E la comunicazione che deve essere ben mirata, specificatamente se si parla di attività come onoranze funebri. Non sono argomenti molto facili da trattare. Spesso i siti delle onoranze funebri sono molto datati, poco aggiornati e molto poco user friendly, quindi fanno un po' pena. Fortunatamente avevamo a che fare con un cliente dalla mentalità aperta che ha voluto mostrare un punto di vista differente. Non dovevamo semplicemente mostrare un'onoranza funebre, ma una realtà imprenditoriale che gestisce diversi brand riferiti a target specifici. Ciò che abbiamo deciso si è tradotto in uno schema di colori elegante, bianco, nero, oro, una brand identity abbastanza azzeccata, se posso dire. In home page, come potete vedere, si trova questa struttura, una struttura abbastanza semplice, una struttura a schede con diversi tipi di brand per andare direttamente alle pagine di presentazione, delle specie di landing di presentazione del servizio. In ogni pagina, quindi, si è cercato di caratterizzare una struttura lineare ed elegante. Bisogna ricordarsi che il target medio di questi siti web sono persone spesso in là con gli anni, quindi l'usabilità della pagina deve essere sempre al primo posto. Abbiamo lavorato facendo in modo che l'utente sapesse sempre dove trovare ciò che cercava. Ad esempio, il menu è stata una delle cose su cui il nostro reparto web ha lavorato di più, ben diviso e facilmente consultabile. Qui vediamo ad esempio i servizi, qui c'è la parte dedicata ai brand con diverse icone. Un ruolo importante in questa tipologia di sito lo hanno i contact form. Abbiamo inserito moduli contatti specifici in base al tipo di pagina, che siano di facile compilazione per aiutare l'utente a comunicare velocemente le proprie esigenze, di solito spesso a carattere comunque di urgenza. È stato poi eseguito un grande lavoro di editoria. Abbiamo studiato l'attività del cliente a fondo per realizzare paragrafi realmente esaustivi. Sono state aggiunte quindi delle sezioni di consulenza che rimangono veramente importanti per questo genere di lavori, per aiutare comunque l'utente a prendere dimestichezza con le fasi e i giusti comportamenti da eseguire in momenti delicati come questo, momenti delicati come un lutto. Anche qui il tutto è stato ben caratterizzato, separando la parte di assistenza generale da quelle più specifiche. C'è una sezione chiamata condoglianze virtuali, dove è possibile comunque visualizzare i necrologi, lasciare un messaggio di cordoglio alla famiglia. Molto utile soprattutto per chi magari è lontano e non può prendere poi parte alla cerimonia. C'è stato un grande lavoro dedicato alla parte del catalogo. Si tratta di un catalogo che in gergo viene definito muto, catalogo muto. Qui la cosa fondamentale è stata quella di fornire un sistema di filtraggio più completo ed esauriente possibile. Infatti l'utente può filtrare, come potete vedere, per brand, per categorie, per materiali, per colore, per livello di pregio, addirittura per budget. Parliamoci chiaro, può sembrare un po' macabra la cosa, ma non è che l'utente online deve andare a comprare il corredo funebre o la bara, ma serve a dare magari un po' più di tempo, in un momento un po' più tranquillo, la possibilità al cliente di andare a revisionare la sua scelta. Magari non era troppo lucido nel momento di incontro con la pompa funebre e online, direttamente, comodamente da casa, può andare a rivedere magari qualche fotografia del corredo funebre. Quindi all'interno di ogni prodotto comunque sarà possibile visualizzare descrizioni, caratteristiche e dati completi del prodotto che si sta visualizzando. Vero è, il settore funebre è un settore un po' particolare, ma il mondo della comunicazione serve a limare quelle incomprensioni o migliorare la comunicazione tra due diversi tipi di entità, l'azienda e il cliente che ne fa richiesta.